Vai, vai, scendi, te che vi giù. No, diciamo, forse alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E abbiamo trovato questo gol nel finale con Russo, che è stato l'artefice della mia espulsione e del nervosismo che si era creato, però tutto sommato mi dispiace per gli amici, è andata così. Poco da dire, le partite non le chiudiamo, andiamo avanti, abbiamo le opportunità per chiuderle e poi non chiudiamo le partite. Ormai è la terza, la quarta, non lo so. Stiamo creando tantissimo, però davanti alla porta non siamo cattivi, non siamo concreti. E poi gli episodi si vanno. Cioè, purtroppo questo è uno sport in cui stai tre gol avanti e non stai tranquillo. Noi siamo stati tutta la partita un gol avanti e poi siamo fatti prendere 4-4 e poi 5-4. Sul 4-4 il loro portiere secondo me ha fatto una parata straordinaria alla fine su Calcaterra, ma veramente, cioè, non so più quali corde spronare, ragazzi, pure perché oggi hanno giocato bene, solo che c'è stata poca concretezza davanti alla porta. Non puoi sprecare tanto, vinci uno, io l'ho detto anche agli spettatori, perché altrimenti metti. Io ragazzi mi assumo responsabilità, quando si perde la responsabilità è sempre prima mia e poi di ragazzi. Però oggi, non lo so, risultato giusto, forse diceva Gerardo, pareggio. La partita è stata molto molto strana, comunque alla fine loro vanno via per 3 punti e noi stiamo a 0. Vabbè, ha detto tutto Francesco. Diciamo che le nostre buone occasioni le abbiamo avute pure noi per il loro portiere, comunque ha fatto tanti interventi, il loro l'ultimo vantaggio è stato sul nostro palo, una ripartenza, hanno fatto il gol del vantaggio. Diciamo, ti ripeto, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per l'impegno, per la voglia e secondo me è stata anche una gran bella partita di calcio a 5 con un giusto agonismo, però sempre nei limiti, nei ranghi. Mi dispiace, ripeto, per loro, noi ci prendiamo questi punti e speriamo ancora di raggiungere l'obiettivo playoff.